meritata che vi rilancia ulteriormente verso piazzamenti importanti. Sì, è una vittoria importante, ci allontaniamo dalla zona, diciamo, bassa della classifica, che era quello che il primo pensiero. Poi adesso andiamo a vedere domenica quello che succederà. Siamo un passo, diciamo, dalla salvezza. È il primo obiettivo che abbiamo sempre detto e continueremo sempre di domenica in domenica a cercare questo obiettivo. Sicuramente poi, appena siamo salvati, vediamo dove stiamo per cercare di dare sempre il massimo e cercare di chiudere al meglio possibile questo campionato. Però la zona playoff è praticamente lì. Sì, fuori di dubbio, sta a un punto, penso, a oggi. Però domenica c'è ancora un'altra partita e aspettiamo cosa succede domenica. Però l'importante è comunque aver battuto un'altra diretta concorrente, che è comunque il Pineto, che devo dire che dopo il mercato di dicembre si è rafforzato in una maniera incredibile. Oggi, come abbiamo visto giocatori di Serie B, ma non uno o due, abbiamo visto 4-5 di Serie B e di Lega Pro almeno altri 6-7. Diciamo, non hanno nulla di invidiare, però oggi c'era l'Agnonese che aveva bisogno di punti e l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che il gruppo, la forza e la volontà è contro chiunque possiamo giocare, ma dipende solo ed esclusivamente da noi. Del grosso l'allievo che supera il maestro. L'allievo che sono il maestro, questo mi fa piacere. Io ho molto rispetto per Amalo, perché è un grande tecnico, questa categoria la conosce benissimo, lo sapevo che la preparava bene cercando di metterci in difficoltà, ma altrettanto lo conosco bene. Insomma, è stata un po' una partita anche tattica in prepartita, ecco. Poi dopo i ragazzi hanno fatto la differenza in campo con gli obiettivi che gli ho sempre detto, che la prima cosa è la salvezza. Prima arriviamo alla salvezza e più ci possiamo divertire. Pineto che non prendeva gol da 6 giornate, oggi Agnone ne ha fatti 3, cosa significa? Significa che l'Agnone, quando vuole e scende in campo determinato, può fare risultati con tutti. Contro una grande squadra, è vero, il Pineto veniva da 6 partite senza aver preso gol, addirittura ha vinto fuori casa bene. Diciamo che mi aspettavo un Pineto pimpante, diciamo, non all'arrembaggio, perché conosco bene l'allenatore, però sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, poi dopo la prestazione vengono anche gol. Quanto hanno influito le 2 incertezze del portiere del Pineto alla fine del risultato? Beh, incertezze fino a un certo punto, perché se i miei giocatori non ci credono, anche lì il portiere la prende bene tranquillamente e il portiere esce anche sul primo gol di Guerra tranquillamente. L'importante è crederci su ogni pallone può essere importante, sia a favore che a sfavore questo. Mister, era importante anche una prestazione importante come quella che è arrivata. 90 minuti dove l'Agnone ha padroneggiato, ha messo sotto il Pineto non solo per il 3-0 finale, ma come gioco espresso. Sì, questo devo sempre dire bravi ai ragazzi, perché hanno interpretato bene la partita, sapevano che quello che c'era in palio, ma io ripeto, non voglio essere... non vorrei dire sempre le stesse cose, ma io gli ho detto: prima arriviamo alla salvezza meglio. Sono ragazzi che hanno voglia, sono ragazzi che ci vogliono riscattare, perché anche gli altri anni qualcuno non è andato bene, qualche infortunio ci ha avuto, perciò stanno dimostrando tutto il loro valore in questo campionato, che è così importante.